È successo che ho perso il pallone, ero arrabbiato perché ho perso il pallone e poi avevo con me stesso e parlavo con me. Ho detto una cosa in italiano e poi parlavo slavo, ma mi scuso, però non era contro arbitro, qualcuno fuori era. Avevo con me, ero arrabbiato perché ho perso il pallone, perché eravamo in una situazione difficile, ho scelto cosa difficile invece di giocare semplice, però non avevo qualcosa contro uno o altro perché sapevo che ero diffidato prima di partita. Se guardate tutta la partita ero concentrato, ero calmo, giocavo il mio gioco, ma poi quando succede cosa così non lo so cosa devo dire. Sono uscito senza parlare, non lo so. Il microfono, pelle. Tu sei arrabbiato con te stesso quando l'arbitro ha tirato fuori il cartellino rosso, non gli hai detto almeno guarda che io non ero arrabbiato col guardinieri, sei andato via quasi rassegnato. No, però visto che parlava in micro, cosa, Microfono. microfono, è arrivato arbitro e poi quando ti dà quelle cose, cosa devo dire? Non posso dire niente perché ha fatto sua scelta e sono uscito senza fare casino perché se guardavo l'arbitro di linea o qualcuno altro, però non era contro loro, è solo che lui era avanti di me e è così. Temi che la società si arrabbi, che i compagni si arrabbiano perché è un momento delicato e perdere un grande giocatore come te nelle prossime partite. È giusto che si arrabbiano perché se esce uno in quello momento, quando stavamo un po' non in Soffrendo. difficoltà, però c'era Fiorentina che attaccava e poi siamo al fine. Ho tornato da una disqualificazione e poi mi arriva questo. Non era momento giusto per succedere, per prendere questo cartolino rosso. Scusa, c'è la stampa svedese, chiediamo di fare le domande in italiano. Grazie. In italiano. Sì, grazie. Va bene. Zlatan, come sempre, se qualche, cioè, quanto te, il discorso dovete esagerarti. Adesso c'è chi dice Zlatan vuole andare via, fa così perché vuole lasciare il Milan. Invece di parlare, io chiedo direttamente a te, che ne dici di questo? No, lo dico che mi dispiace, però sembra che non mi posso incazzare con me e mi danno cartellino rosso per quello, ma no, non è vero. Io mi sento bene, mi trovo bene, sono contentissimo. Speriamo che vinciamo questo campionato e faccio tutto che posso fare per vincere. E poi avanti. Prossimo anno siamo ancora più forti e il futuro è qua, non è in qualcun'altra parte. Aspetta, fuori, scusami, c'è Giovanna, tu hai domande? Sì. No, significa tanto, anche quell'ultima disqualificazione che avevo. Quando sto fuori soffro perché voglio giocare in campo e adesso è il momento di giocare e aiutare la squadra. Oggi avevo tanta voglia di giocare, però sapevo anche che ero diffidato, ero calmissimo, calmo, giocavo sotto controllo e poi. Però la prossima volta neanche parlo con me, chiudo la bocca a tutta la partita.